Ciao a tutti ragazzi, io sono lui e non vi spaventate se mi vedete in queste condizioni. Non mi sono fratturato nessun osso, ecco, non mi sono gessato, non sono rotto, ma semplicemente mi sono camuffato da mummia. E questo perché devo cercare di passare inosservato e nascondermi tra le mura del tempio in cui si trova Sophie. Se avete seguito le nostre avventure qui su Roblox, Sophie è stata catapultata nel passato come nel nostro terzo film e io sono tornato indietro nel tempo per recuperarla, solo che non si ricorda più niente, non si ricorda chi è. Crede veramente di essere un'egiziana, di essere la regina d'Egitto. Cavolo, devo trovare un modo per farle cambiare idea. E se avete visto l'ultimo episodio, Viperiana mi stava inseguendo e io mi sono lanciato letteralmente dal tempio per scappare da lei. Ci mancava veramente un pelo che mi catturasse e sarebbe la fine, sarebbe stata la fine di lui, perché mi avrebbe arrostito nella lava oppure dato in pasto ai coccodrilli. Ora mi sono messo queste bende che ho trovato in giro qui in Egitto e devo trovare in qualche modo Sophie, spiegarle qual è la vera situazione, ovvero che Viperiana vuole uccidere anche lei e tornare nel presente. Ah, e a proposito, in tanti avete scritto sotto l'ultimo video che Sophie e Viperiana sono la stessa persona. Ma che state dicendo? Viperiana non è Sophie e Sophie non è Viperiana. Lo dite perché avete letto che il nome sopra il personaggio era uguale. Ma non è possibile, non è possibile, vi starete sbagliando sicuramente. Ci basterà trovare Sophie da qui su, da questa montagna. Riesco a vedere dentro il tempio. Fatemi fare un salto qui. Ok, mi sto intrufolando, aiuto, ho paura, potrebbe essere la mia fine. Oh cavolo, ragazzi, credo di aver visto Sophie. Almeno quella mi sembra Sophie. Sì, 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 non è Viperiana. Anche perché non ha in testa quelle specie di corna verdi e quei capelli strani. Ma è proprio lei, è Sophie, è la mia Sophie, mamma mia. Ha in testa però ancora quella specie di cosa blu strana e dorata che di solito indossano i faraoni. È lì, ma che sta facendo? Sta guardando il flusso di energia che riporta nel presente. Forse sta parlando, fatemi sentire bene cosa dice. Viperiana, ma dove sei finita? Ti devo raccontare un sacco di cose. Ti vengo a cercare di nuovo. Ti ho cercato in lungo e in largo per tutto il tempio e non ti ho trovata. Ci sono delle spie da Roma, ne ho visto uno. Continuo a pensare che io sono una spia da Roma. Ma a parte che manco vivo a Roma, ma che c'entra? Ma poi non sono una spia, Sophie, sono io il tuo fidanzato, come te lo devo far capire? Cavolo, ma adesso dove sta andando? Dov'è? L'ho persa di vista. Viperiana, mi avevi detto che ogni qualvolta che avessi visto qualcuno che non era del palazzo ti avrei dovuto informare. Ecco, ti vorrei informare, ma non ti trovo. Ma dov'è? Dov'è? Cioè, sento la sua voce, ma non la vedo. Devo trovarla prima che Viperiana trovi lei. Qua c'è una palma, potrei utilizzarla per scendere da questa torre. Sophie! Sophie! Qui non c'è, cavolo. Dove si è cacciata quella carciofina? Stava cercando Viperiana, il nostro acerrimo nemico. E lei la va a cercare. Magari si è nascosta di qua. Aspetta, mi sembra di vedere qualcuno. E Sophie, quella è Viperiana. La vedete lì in fondo sul trono? Mi devo avvicinare per sentire cosa dicono. Viperiana, Viperiana, finalmente, amica mia. Ah, mi sei mancata tantissimo. Ho un sacco di cose da raccontarti. Ciao, amica Sophie. Finalmente il potere assoluto sarà il nostro! Muahahahaha! Dimmi tutto, raccontami! Ero tranquilla nel nostro regno quando a un certo punto ho visto una spia da Roma! Ma ti immagini? Subito ti ho cercata ma non ti trovavo! Adesso non so dove è finito! Sì, l'avevo visto! Quello stupido babbano! Ma secondo te dove possiamo andare? E dobbiamo trovarlo, secondo te cosa vorrà? Vorrà forse impossessarsi del nostro trono? L'hai visto anche tu? Ma per caso ti ha parlato? Sì, mi ha parlato, mi ha detto che lui in realtà è il mio fidanzato, ma io non mi ricordo niente, io non ho mai avuto un fidanzato come mi hai raccontato tu. Sì, infatti, tu non hai mai avuto un fidanzato, tu sei soltanto mia amica, siamo le amiche del cuore. Non è vero? Io sono la tua migliore amica e tu sei la mia migliore amica. L'abbiamo giurato, ricordi? Sì, sì, Viperiana, siamo migliori amiche. Noi non ci separeremo mai perché tu mi vuoi un mondo di bene e io voglio un mondo di bene a te. Cosa stanno sentendo le mie orecchie? Viperiana e Sophie, migliori amiche? Ma stiamo scherzando? Siamo impazziti o che cosa? Ragazzi, io da qui ho sentito tutto. Sophie è totalmente impazzita. Comincio a pensare che in realtà Viperiana gli abbia fatto bere una qualche
pozione o gli abbia fatto qualche incantesimo, perché Sophie non è in sé, è impossibile, non vorrebbe mai essere amica di Viperiana, l'abbiamo conosciuta nel film e lei è cattivissima, quindi immaginatevi se vuole essere sua amica, ma non esiste proprio. Ed ecco che poi vi dimostro che sono lì tutti e due insieme, e Viperiana e Sophie non sono la stessa persona, ma sono due pazze. Ecco, sono due pazze, perché anche Sophie in questo momento è pazza. Io non so che fare, che faccio? Mi avvicino, vado lì e mi presento e dico ciao ragazze, come state? Non lo so, che devo fare? Viperiana, secondo me dobbiamo trovare un piano, raccontami. So già che tu col tuo cervellone avrai pensato qualcosa di incredibile, raccontami, perché tu sei la più bella, tu sei la più intelligente, tu sei la divinità suprema. Brava, sono contenta che me lo ricordi di tanto in tanto. Vieni qui, questo è il mio piano. Tu dovrai cercare quel ragazzo, la spia da Roma, che ti ricordo non è affatto il tuo fidanzato, perché tu sei soltanto mia amica e non hai nessun altro amico al di fuori di me e neanche fidanzati. Tu dovrai cercarlo, fingere di esserti ricordata che siete fidanzati e portarlo qui da me. Ma Viperiana, cosa dici? Secondo me potrebbe essere pericoloso. Cioè io dovrei avvicinare quel ragazzo? Secondo me è una follia. No, non è una follia. Ricorda, Viperiana ha sempre ragione. Quindi vai e portamelo qui. Dopodiché ti ricordo che se tu mi aiuterai, quel trono sarà lì, tutto tuo. Io sarò al centro e tu starai qui di lato. Ma prima mi dovrai aiutare e dovremo liberare il regno dagli impostori. Ok, Viperiana, tutto per te. Vado. No, sta venendo di qua, ragazzi, devo correre. Sta scappando. Sophie sta venendo in questa direzione. Cavolo, sono fitto. Mi vedrà, aiuto. Guarda, mi sto immobile. Non mi ha visto, è passata davanti a me, non mi ha visto. Calma e sangue freddo, dobbiamo pensare un piano. Stavo dicendo, dobbiamo pensare un piano. Dobbiamo pensare un piano. Se ho capito bene, Viperiana le ha detto di fingere di ricordarsi di essere il mio fidanzato. La mia fidanzata. Cioè, non lo so, ragazzi, è un po' confusa la storia, ma è semplice. Ma una cosa è sicura. Sophie non è in sé e devo trovare un modo per farle ricordare chi siamo e di tornare nel presente. Quindi dobbiamo... Che strana statua. Va bene, ragazzi, l'avventura di oggi si può concludere qua. La storia continua e mi raccomando, continuate a seguirci per sapere come andrà a finire. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!